Abbiamo recuperato lo scrigno di Galvan, del maestro, cioè del maestro di Galvan, se mi pare una roba del genere. Attenzione, non dobbiamo aprirlo, l'ho già danneggiato. Non dobbiamo aprirlo questo forziere perché sennò perdiamo la quest. Non possiamo consegnarlo perché sennò perdiamo tutto il contenuto. Quindi dobbiamo tenerlo come oggetto, pesa un pochettino però. Teniamocelo, se no la quest fallisce, vi ripeto, quindi stiamo molto attenti. Questo troll non mi piace tanto, anche se ha fatto fuori un sacco di roba. Back off, pigeon! This is my bridge, and I don't suffer fools on it. Sta bestia ha fatto fuori pure dei cosi del vuoto tranquillamente. Livello 18 con 10.000 dita, ti credo. The enormous, unusually red troll looms over you with his fists clenched threateningly. His expression is stern, yet you can see the tiniest twinkle in his intelligent eyes. Didn't hear me the first time, parrot. Non sopporta gli studi, tu non lo sai. He smiles a jagged and magnanimous grin. Each pitchfork-pointed tooth seems to threaten you individually. We'll see. You want to cross my bridge? Il suo ponte? Sono sicuro che il denaro dei contribuenti ha permesso di costruire questo ponte. Look at this wreck. No taxpayer coin has touched it in a hot century. He kicks the edge of the bridge, sending a sizable chunk of rock flying perilously close to your eye. I'm the only thing standing between this bridge and the void. These days, everything is in decline. Guardando con la coda dell'occhio risvelato del vuoto morto di che non vuoi finire così. No, non vuoi finire Well, I killed them. Nobody crosses my bridge for free, and they didn't pay the toll. Mind you, they hadn't tongues to bargain with, nor pockets for coin. But still, a troll must stand by his Sì, principles. su Divinity tutti i troll devono sorvegliare i ponti. Anche in Divinity 1 c'era la zona con i troll che avevano c'erano i vari troll che avevano i loro ponti ed erano in contrasto tra di loro, tipo una roba del genere. C'era ogni troll seguiva gli ordini del re troll, tipo. E il re troll era straricchissimo, ovviamente, cioè, è tipo la combricola dei ponti. He rubs his leathery hands together with glee. Sure. One regular priced bridge crossing coming right 5.000! È un troll, dai, è un troll, 5.000 di oro. up. And I don't want to hear any whiny little baby noises about it either. C'è qualcosa per abbassare il His costo? eyes narrow to glinting slits, and a deep laugh shakes his whole frame. There is one thing, the competition. Take out my competition, and I could waive the Oh, quale usual for a concorrenza? little magpie feather named Mog. He's not fit to be a bridge keeper. He took over the other bridge across, and he's too cheap. I can't compete with his ridiculous prices. Vedrò That's cosa a posso little fare. non-committal, but I'll take what I can get around here. Grog drags a rough map in the dust of the bridge with one claw. He then spends an inordinate amount of time sketching a highly vulgar doodle of this marge he wants you to take care of. There. Now, for the moment, you'll need to back off. No pay, no stay. Salviamo, non si sa mai, come sempre, e iniziamo a esplorare. Cosa sono? Oddio. Forestiere posseduto. Chiudiamo
Chierico posseduto. Strato Ambrosa. Beh, c'è tanto questo posto, eh. Non mi piace. Non mi piace per niente. Che giro ho fatto qua? Potremmo andare qui in mezzo allora. No, il barile. What is that god's awful smell? It must be dwarves. Creeping little flies. L'elementalista posseduto. Chiami i nani che non stai cercando guai. Go back. Get out of my realm. Crawling into our business. Aia, aia. Quanti sono? Sono solo due. Elementalista e tiratore scelto. Non posso prendermi uno e portarlo giù? Teoricamente no, allora. Facciamo così. Non ho niente per bloccarlo, solo coso. Dai! Me l'ha ributtato giù. Il problema è che siamo un po' troppo uniti. Loro sono completamente sopra. E sta cosa non mi piace per niente. Forse un modo per prenderli e portarli giù sarebbe molto comodo. Vabbè, quello ci pensa Sibilla, quello. La mossa arriva, bene. Il polletto. Questo non posso prenderlo. Caspita, non posso. Non ho modo di posizionarmi. Non ci arrivo. Dai, vieni avanti, bravissimo. Aia, fa male a Lose, ma va bene. Non ci arrivo. Perfetto, non ci arrivo. Facciamo per non fare così. Io furbo, potevo prendere prima le frecce elementali per aumentarmi il danno, ma a quanto pare non lo faccio. Vieni qua, piccola gallina. Mancato, perfetto, mancato. Vieni qui in mezzo tra di noi. Dai, ti ho appena portato sotto. Dai, ti ho appena portato sotto però. Allora. Questo... guarda quanta roba ho qua.
tutti i buff. Oh, quanto? Vediamo. 32 destrezza, cioè, con tutti i buff. You will die. You will all die. Senti, mandiamo il nostro Condor che già va già a fuoco, però va bene. Non lo prendo. Febbraio. Febbraio 2019, non ho risposto. Non ho sbagliato, boh. Non lo so. Non so chi cazzo è. Accettiamolo, va. Riusciamo a killarlo? Perfetto. Ah, è morto sto qua. E ha un punto vita. E ha un punto vita. Non ho niente per prenderlo. Guarda, nemmeno col saltello riesco a prenderlo sto coso. Giustamente uno di vita. Deve rasparla, no? Bersaglio fuori portata. Perché non c'è il dietro, non c'è. Cos'è che blocca? C'è un qualcosa che blocca qua davanti. Io ci butto il gatto allora. Andate voi, andate. Per piacere, fatelo fuori. Mancato. Impossibile da raggiungere. Oh, è morto finalmente. Did you see their eyes? Yes. Black as the grave. Neri come la morte. Cosa interessante qua.
ci sarà. Whatever happened here, it was a massacre. Better tread softly. Somebody's in that cave. Keep on walking. Shh. Hold your tongue. You got moss for ears. Scram. The face of a dwarf appears from the shadows. You notice a couple of fresh scratches on his cheek, partially hidden by a thick beard. You got a problem with simple instructions, friend. Leave. Now. Chiede il suo nome. You want to make chit-chat? The world's burning and you're asking about the weather. Ma l'overlay non l'ho tolto. Ah, the dwarf freezes. And are they dead? The dwarf's God's truth. You don't know the crew. Hell, maybe I've never seen such slaughter. How about you? If you think you're marching us to our deaths, you've another thing coming, bud. Facciamo intelligenza, quello che... God's blood. Fine, if you insist on racing to the Hall of Echoes, the cove's guarded by those old ruins below. You'll need to get through them before you can get in. Me and Valine will seek into the ruins and wait. If you start a scrap, we'll have your back. Convinto nell'aiutarci. It'll be bloody. Convinto ad aiutarci, bene. Qua sopra non c'è nient'altro. Queste le rovine che ci chiede. Grotta del naufrago. Però per andare di qua ci serve... No, noi adesso andremo al tesoro di Cat, andremo di qua andremo. Ah, possiamo scendere. Salviamo, non si sa mai, come sempre. Lì abbiamo raccolto tutto. Questo era quello dei nani che abbiamo visto. Però dobbiamo entrare nella caverna. Qua ho lasciato dietro Sibyl. Allora, esploriamo per bene la zona. Più che altro mi serve da trovare in giro... L'erba delle stelle, polvere di stelle, quello cos'è? Quello che è, insomma. Mi servirebbe trovare quello che è molto più utile. Profeta ardente, cos'è?
Lunga scoglia del mietitore è una statua fra la guardia e una cerchia di torce. Here lies Patrick, prophet. He perished in this place. The statue stands before you in silence. It. The statue is. Dobbiamo dare fuoco a tutte. Bloccando tutto però. Non abbiamo palla di fuoco. Creiamo una pozza di olio. Teoricamente gli diamo fuoco, permesso. Dovrebbero accendersi teoricamente, no? What's happening to the shrine? Oh, l'ha accese tutte, oh. Vedete, sono furbo. Quando abbiamo acceso tutte le torce, è stato perso un arcobaleno. Stacco da visione, nube di fumo. Here lies Patrick. As the torches around you flicker and crack to life, you hear a low groan. It starts soft, then crescendos until your chest rattles and your head buzzes. Rakus Rex! God damn you to this hell in which I suffer! God damn these burning flames! Ho fatto male accendendo quella fiamma. My blood boils in undeath and you ask if it hurts. The indignity fans the flames. Just when the agony subsides, more come to the shrine and put flame to the torches. They think to honor me. Instead, they incinerate me. You say. You summon me, but don't know my name. I am the great prophet Patrick. I knew Bracchus. I knew his secrets. I saw his rise and fall as woven into the tapestry of time. He branded my truth as blasphemy, and I burn for it. Cosa vede nel tuo futuro? A prophet is not a fortune teller for hire. I cannot. Wait. You. It's you. I see it. You too follow a path consumed by fire. You must take my gift from among the flames. With it, you will know truth. With it, you can. Bracchus! The rumble reaches a deafening forte, then dissipates. What? Che dono, ragazzi. Ci prendo l'essenza. Libro della profezia. Non c'è né luce splendente né una forte lampada, eppure la luce mi accecavo. Era la divinità, né come uomo o donna, né come creatura o piccola creatura, bensì come elemento. Un mare pure totale sia sopra che sotto di sorgente. Più o meno è stato inghiottato nel nulla, vuoto, privo d'essenza, che già un inconfondibile suono. Una continua serie di colpi di un martello. Che profezia, ragazzi. Lo leggeremo meglio. Mi sa che questo, la profezia, quello che succederà. Di un grande drago passo sotto, congelando i miei nervi. Lancio attraverso la luce divina guizzando. Mi sa come nel primo. Una profezia. Che poi dopo è veramente o il finale o roba, una roba simile. Cos'è? Qua abbiamo il genio della lampada. Ma che è il genio della lampada? Ma veramente? Il genio della lampada qua. Another Magister caravan. Non mi sono dimenticato che ho anche la visione spiritica, cioè. Mi sono dimenticato di usarlo sui cadaveri. Mi sono proprio dimenticato di usarlo sui cadaveri.
E dopo andrò a tornare indietro a vedere cosa ho lasciato indietro di spiriti. Aia, qua, qua se salva lui, se salva lui c'è qualcosa che non va. A lamp. Lying at your feet is a strange lamp of ancient design. Spots of gold shimmer through the thick grime that coats it. As you hunker down for a closer look, the lamp jerks slightly, almost imperceptibly. Hai letto da qualche parte di lampade che vengono usate per intrappolarci degli spiriti? L'astrofino. Prendo una roccia e la spacco. È un peccato una roccia così bella si esplora che cerca di ripulirla un po'. L'astrofino. The lamp feels strangely hot to your touch. As you wipe away the years of dirt and grime, it trembles in your hand. Heavy smoke spills out of the spout of the lamp, falling to your feet, where it flows away from you. The vapor arches into the air and starts to take shape before you. Who summons m- what? One of you? Wait. Jean? Jean? His face Jean? Twists into a sneer and he flexes his claws. What's wrong, Godwoken? Did the Seven turn you down too? Or are you here seeking even more power? I should strike you down where you stand, God Taint. Oh, perché vorrebbe uccidere? Because it would be a kindness. I've known the power you feel, the promises you were made. I too was named Godwoken once. My God gave it all. Power, glory, hope. It was intoxicating. Until she took it away. Deep inside, you can feel Zor Stissa stirring. You hear a faint chuckle. She remembers this one. Unworthy, she said. Unworthy to be divine. So she gave it to another. What kind of a monster gives you that power only to strip it from you? To promise you will be the light of the world and then cast you into darkness? Pensa se facciamo l'eroe e si incazza. Erano i suoi signori, devi aspettare la loro decisione. Cosa abbia fatto loro? Eroe. It was my birthright. They promised me greatness and then cast me aside like a used rag. So I looked elsewhere. The void said I could have eternal power. That I could be the light of the world. And it delivered. I have power unlike any Godwoken. Even if I lack my freedom. It laughed as I was sealed away in that lamp. Be the light of the world, Godwoken, it said. Even so, it was more honest than your hellish self. Sanguigno, potrà avere potere ma è la sua natura. Dovrei dire i suoi tre desideri. Oh! Devi esaudirmi i miei tre desideri. Capisco le tue ragioni. Understand it or don't. I'm not here for pity from some god's plaything. And I'm certainly not here to hand it my power. You and your gods are a blight upon this world. Okay, allora. I would rid the world of your corruption, not help you spread it. Questo cosa sarà debole? Forza? Mi pare che sia molto aggressivo. Destrezza. Io lo libero. Intelligenza, se no. Cosa ne uscite destrezza? The djinn hisses slowly through its teeth. Very well. You have one chance, Godwoken. One. Do you wish for power, wealth, knowledge, or to see your enemies gone? Desiderio di avere il trono del. Desiderio di avere il trono del tuo impero, di aver ripulito il tuo nome. Potere. Ricchezza. Conoscenza. Ah, un desiderio e basta. Cosa facciamo? Potere? Ma pensa che questo è del principe rosso. The Red Prince wishes for the trifle that is the ancient empire. You, who could wish for so much more. No, I do not deal with trifles. Choose again, Godwoken. Allora, di avere ricchezze, dammi potere. Another Godwoken desperate for power. Very well, as you wish. You have had your wish, Godwoken. We are done here. Che è successo? Cos'è? Cosa è successo?
Allora, abbiamo la lampada. È una quest che potrebbe fregare molta gente. Vi sono andato a informare. E sì, io normalmente avrei sbagliato. E abbiamo scelto 4 desideri, che è la zona giusta, però abbiamo ottenuto il desiderio, quello cattivo. Nel senso che adesso facciamo tutti. Allora, il modo per avere i migliori equipaggiamenti sulla lampada è di fare intelligenza nella prova di persuasione. Arriva, vediamo. Allora, Allora, vi spiego bene la quest che mi sono dovuto informare, perché non si capisce tanto bene qua. Io avrei sbagliato. Ho fatto forza e c'è il desiderio buono e il cattivo. Noi abbiamo ottenuto il cattivo in base alla persuasione. Noi, per ottenere i desideri, quelli buoni, dobbiamo fare persuasione attraverso intelligenza. Dobbiamo dare la risposta che non tutti gli eletti sono non sono dei cattivi. You see the rage in the Gen's eyes. Perhaps you are right. I have spent so long locked away with nothing but anger for comfort. Very well, Godwoke. Do you wish for power, wealth? Poi c'è che i desideri. Allora, il potere, e se cattivo, ci dà una scossa e basta, e ci lascia la sua lampada che vale un bel po'. Invece, se il potere è quello buono, ci dovrebbe dare la sua spada unica, ed è quella che vale di più di tutti. Ricchezze, se ricchezza buona ci dà un amuleto che dovrebbe valere tanto, dovrebbe valere. Poi non ho capito, c'è quello intermedio che ci dà l'amuleto ma è rubato, ma vale lo stesso tanto oro. O se no l'amuleto, quello cattivo, la risposta cattiva, che ci dà un amuleto rubato che non vale niente. La conoscenza ci dà uno skillbook, mi pare che sia potente da imparare. Se no, quello cattivo, un libretto del cavolo che non vale nulla, per bambini. Questo ci dà una pergamena. E l'altro, se diciamo, mi pare ci dà un pezzo di carta, un qualcosa, una cavolata del genere. Vabbè, il quinto desiderio non serve. Io voglio potere. In the right hands, power is a tool to change the world. In the wrong, it is a tragedy waiting to happen. Take this and go. Use your power to change the world. You have had your wish, Godwoken. We are done here. Ecco, scimitar del Jin. Attenzione, unica. Ecco, l'unico modo è molto semplice di fare la persuasione, ma solo con intelligenza. Solo tramite intelligenza. Pensavo fosse anche meglio. E ci ha dato pure la sua lampada che vale 2000. Vale 2000. Potremmo interpolare qualche altro spirito, forse, però. Ho una mano. Non è che c'è neanche così. Chissà che, sinceramente. Non è che sia così potente, livello 9. Ha una mano arguzia. Boh. Però ecco qua, la soluzione di questo è qui. Questo purtroppo sono andato a informarmi, perché questo si capisce veramente pochissimo di ciò. Non si capisce. Ho visto che tanti hanno avuto problemi col Jin, e questa è la soluzione. Intelligenza. Non ci resta che andare sotto nella carovana. Careful now. That's a trap. Persistent little flies. The dwarves do not seem to react. Indeed, the only response to your plea is the quiet sound of weapons being drawn. Buzz back to your dung heap. Now I'm getting annoyed. Non può fare niente, che è troppo lontano. Bella sta scimitarra, però mi piace. Mi piace questa scimitarra. Quanta gente c'è lì, oh. Dove è andata Luz? Luz, che giro stai facendo? Caspita. Caspita di giro è fatto. E possiamo andare da dietro? No, 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 no.
Tornatene su per piacere. Tornatene su, grazie. No, hanno coso sasso. No, hanno le... i colpi di fuoco si lanciano addosso. Mi piace per niente sta cosa. Sto totem di merda. Fuori. Sì, sicuro una 150 a colpo. Che non ci arrivo. E ci nascondiamo. Ecco che la nostra piccola Lose. Allora, elementalista è debole a cosa? Ok, prende un po' meno da acqua, elettricità. Il nostro arciere è resistente a fuoco perché ha l'abilità. Quindi niente fuoco. E non ci arrivo però. Prendo nemmeno, è incredibile però. Facciamo così, va. Che almeno si indebolisce un po'. Così abbiamo anche un po' di acqua tirati addosso. Guarda te che non ci arrivo per pochissimo, non ci arrivo. Che danno. Vuoi vedere se riesci a tirare la palla di fuoco adesso a quell'altro? No, no, l'olio. Uff, ha preso fuoco, meno male. Meglio che prende fuoco l'olio. Ehi, sì, sta a modo lontano un chilometro. Sta a modo lontano un chilometro che spara. Si è fatto il totem e se l'è pure distrutto, incredibile. You wriggling little worms. Se esplode addosso. Dov'è? Fa il giro opposto. Non riesco a capire io. Una mossa d'attacco, fare questa, ma non ho molto per farla. Non posso nemmeno attaccare. Vabbè, congeliamo. Mancato, perfetto. Tanto sto totem fuori dalle palle. Elementali. Glory is mine. Ok,
cade, eh. Questa non cade. Cioè, ho crittato, però non è andata giù. Incredibile. Vai giù adesso, per piacere. Sì, dai, vai, guarda sta mod che ha colpito, cos'è? Non l'ha colpito, ma ha colpito qualcosa. Non ha colpito, ma ha colpito qualcosa. Non so cosa voglio dire con questa frase, però. Guarda te che ha limite. Il gatto strautile per queste cose. Smettiamo di colpire i bambenze degli sotto. Vabbè, scambio i tiri adesso. Non c'ho abbastanza movimento. Aspettare dei turni, aiuto! Cioè, guarda te! Sta mod con ste palle di fuoco, lontano un chilometro le spara. Range infinito. Questa qua deve morire prima che... Dimentica di fare ritorsione. Ah, smetti di buttarlo a destra e a sinistra e bammenze. Penso di ucciderla, però. Non penso proprio. E invece sì, gli ho levato un sacco di danno. Perfetto, i bammenze qua sotto, poverino, per conto suo. Glory is mine. Te ne stai lì fermo. Bravo. Si è distrutto il totem, furbo che non è altro. Sferzata di fuoco. Oddio, la mossa che punzecchia. Bersaglio non visibile. Devo andare qua. Legnate.
Nessuna freccia d'atterramento. Vediamo. Cominciamo a usare un po' di frecce. I bombenz. Adesso frecce. Frecce vuote. What? Arme a distanza. Aspetta, non sono nelle frecce, ma queste erano, eccole. Tutti i bombenz. Frecce atterranti ne ho 7 io. Ne ho 7, allora. Glory is mine. Non ho le frecce. Potenziarmi prima, dimentico sempre che mi aumenta un pochettino il danno. Addio amico. Devo circa 150 con Sibille. Tantissimo. Sinceramente sta spada del G non è che sia molto forte. Fa un po' schifo qua, eh. Anche se è unica, ma non mi piace molto. 31-33. Da vendere, da vendere. Assolutamente da vendere. A trap. Better give it a wide berth. Che serve a pestare queste cose, scusa. You recall the eyes of the dwarves, black until death. The air here is... Let's move. Non so cosa serva. Eccolo qua. Sorcerers. They brought in sorcerers? I can't remember. I can't remember why. The spirit traces runes in the air. You recognize the gesture. It's the same one you perform when gifting others with your blessing. Your hand reaches through her. As you pull back, a shiver overtakes you and a cloud descends. You see through the woman's eyes. You feel the discomfort of a source collar as you tug at it. Then, a clatter and a shriek. A winged Voidwoken has grasped you in its talons. It takes you to the air as you flail impotently. The Voidwoken tightens its grip until you feel blood seeping from your punctured flesh. Time passes, minutes perhaps, or hours. Then, the talons release you. First air and wind, then a thud. Blackness. Light. You peer through the fog to see two dwarves, eyes as black as coals. They are dragging you through grass and stone. Perfect bait. The blessing fades. The spirit's hands are still. She looks to the sky, searching, then lowers her head and flashes the tiniest of smiles.